l'attore che suggerisce la luce. Senti, ma tu comunque poi hai lavorato con tantissimi grandi attori, adesso a parte Marlon Brando, hai lavorato con Volonté, Giordano Bruno, ovviamente con Trintignant, Sandrelli, Don Lissandà, nel Conformista, con Liz Taylor in Identikit, con De Niro, Depardieu, Sterling Hayden, Donald Sutherland in Novecento. Insomma, sono passati, come dire, davanti all'obiettivo alcuni dei più grandi volti e talenti del Novecento, Warren Beatty e Madonna, li abbiamo visti in Dick Tracy, eccetera. Ce n'è qualcuno che è stato più difficile o qualcuno invece più complice? Perché poi appunto la complicità è fondamentale, tu devi stabilirla con il regista, insomma, anche con gli attori, loro devono affidarsi, devono sapere che tu lavori per loro, e non, è la loro immagine quella che si vede fino a sono sempre tutti così disponibili forse a esperimenti e a novità. Io ho sempre pensato che un attore è come una statua vivente, nel senso che ha una sua proporzione, a seconda del tipo di angolo, a seconda del tipo di focale di una lente, a seconda di un'altezza, eccetera, variano le proporzioni del viso e del corpo. Per cui è molto importante avere un senso, un certo gusto, una certa diciamo visione classica. La pittura e la scultura aiutano molto in questo, per capire un personaggio e cercare di rappresentarlo. Ma quello che ho notato è che non c'è stato mai nessuno vero attore o vera attrice che mi ha mai detto: ah, ma io vorrei la luce qua, ah, ma io vorrei la macchina qui, ah, ma io vorrei questa cosa qui. I grandi attori capiscono benissimo che noi stiamo realizzando un personaggio e non gli interessa di come vengono, come appaiono in un modo generico. Solo le attrici o attori mediocri chiedono questo, non i grandi attori. C'è una grande distinzione a volte con gli attori, come arrivano a un certo punto. Elizabeth Taylor e Marlon Brando amano fare una sola ripresa, una volta. Al massimo, quando è proprio indispensabile, io dovevo chiedere a Marlon Brando di fare la seconda, perché magari controllavo il pattino della macchina da presa se c'era qualche sporcizia, e all'epoca, non essendo digitale, si vedeva. E dovevo andare lì col pattino a farglielo vedere, dico: Marlo, scusa, ti dispiace, fammi una seconda. E la cosa molto bella è che lui non si rifiutava mai, però non faceva mai la stessa cosa, cioè inventava una cosa nuova per poterla fare. E Bernardo diceva: vediamo cosa ci regala Marlo Brando adesso. Addirittura avevamo detto molto chiaramente con Bernardo, lui arrivava al mattino, parlava con Brando nella sua stanza, noi preparavamo un pochino le cose generiche, poi arrivava, ci raccontava quello che sarebbe successo, si preparava la macchina da presa e poi si diceva: non date mai lo stop, loro devono essere liberi. Uno, perché Marlon ha bisogno di un suo atteggiamento, a volte si ferma per guardare una cosa su una chiavetta di una valigia o guardare una cosa in un certo posto prima di andare in quel posto dove dovrebbe andare. Maria Stradi era come un animale in gabbia, doveva essere libera. Quindi noi eravamo liberi di muoverci a secondo degli attori senza mai fermarci, sia per le luci che per le cose. Non c'era un segno per terra. E lo facevano una volta sola, massimo due volte. Warren Beatty, quando io ho fatto Reds con lui, e lui era per la prima volta, io ho fatto un film come un regista che era anche attore, era anche co-scrittore e produttore. Per cui quando arrivava sul set accendevano la luce rossa fuori e non si spengeva mai tra un inquadratore e l'altro. C'era sempre una certa, diciamo, tensione nello studio dal mattino fino alla pausa, fino alla sera, per la prima francese. Era un mondo molto particolare. E lui mi diceva: Vittorio, ma va bene, guarda, io però da quando ero lì seduto farò questo, eccetera. Io preparavo qualcosa, dico: facciamo la prova, ci vanno, giriamo subito. E non dava mai lo stop. Lui entrava, faceva la prima scena, si sedeva, poi si rialzava e usciva, e poi rientrava e la rifaceva un'altra volta, e un'altra volta, e un'altra volta. E io magari avevo visto finalmente cosa lui faceva, avevo bisogno di modificare qualcosa. E allora ho imparato che dovevo anche io fare come lui. Lui dopo l'ha fatta la prima volta o la seconda, io entravo, facevo le modificazioni mentre lui recitava. Ci mettevo: che fai? Dico: guarda, o dai stop e posso fare qualcosa, altrimenti arrivavo a fare 30 volte, 36 volte l'inquadratura.
prima di, cioè doveva smussare tutto se stesso, farlo in una specie di differenti modalità, differenti tonalità, per poi scegliere la cosa più giusta per lui. Era esattamente proposta di Brahma. Eppure ci si vive insieme, si lavora insieme e si fa un cammino insieme e si impara insieme. Tutto qua. Con la sua risultato finale.